toccato un massimo quest'oggi a 1,1067 e in guadagno dello 0,05, Lima i guadagni dell'apertura, mentre lo spread. Andiamo a vedere il differenziale tra BTP e Bund, scende di oltre il 2% a 136 punti base, mentre il rendimento del decennale tedesco, scusate, il rendimento del decennale italiano tocca lo 0,85%, cede il 4,33%, mentre il decennale tedesco meno 0,51% è in calo dell'1,66%. Abbiamo in collegamento Paolo Belvederesi di Zegos, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bene, Buongiorno, buongiorno a te Paolo. Come stai? grazie. Allora Paolo, questa settimana protagonisti sicuramente le banche centrali e il petrolio, il greggio. I mercati, gli investitori stanno digerendo ancora le indicazioni della Federal Reserve che, come ben sai, ha tagliato i tassi. Ieri Wall Street ha chiuso contrastata anche sulle notizie contrastate, scusate, giro di parole, che arrivano dal fronte commerciale USA e Cina. Che cosa, ecco, una riflessione da parte tua su questa settimana sui mercati, sulla decisione della Banca Centrale americana e poi andiamo nel dettaglio a vedere la situazione di mercato a livello tecnico. Allora, per quanto riguarda la Fed, devo dire che c'è stato un atteggiamento leggermente più hawkish delle attese, nel senso che la Fed è stata molto più costruttiva delle attese su quello che era il fronte della crescita macro, perché ha riconosciuto sì un calo degli investimenti, un calo delle esportazioni, ma una certa solidità dei consumi accompagnata ad un mercato del lavoro ancora molto solido. E questo ha portato il mercato a spostare il focus dalla Fed al tema macro. Cioè, se prima, fino a qualche giorno fa, compravano tutti a mani basse perché c'era la Fed put e quindi scommettevano su una Fed molto accomodante, che quindi avrebbe aiutato molto, molto i mercati, adesso il tema si è spostato sul tema macro. E quindi, perché la Fed sostanzialmente ha detto che sarà presente, ma che allo status quo non sono necessari così tanti tagli, valuterà meeting per meeting. Quindi questa Fed put si è un po' indebolita, però si è rafforzata il quadro macro. Quindi sostanzialmente, mentre prima, questa riflessione è importante perché cambia proprio il focus, mentre prima il driver dei mercati erano tutte le notizie che riguardavano la Fed e quindi diciamo le possibili proiezioni delle loro future mosse, bla 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 bla. Adesso la Fed passa un po' in secondo piano e entrano invece in primo piano i dati macro e, come dicevi tu, di nuovo la questione della guerra commerciale che sappiamo impattare notevolmente il quadro macro mondiale. Quindi la picture che ne deriva, secondo me, è una picture potenzialmente più volatile, no? Perché se poi abbiamo dei dati, i prossimi dati che escono un pochino più deboli o abbiamo dei dati micro che deludono le aspettative, perché tra l'altro questo qui è un altro tema che per adesso è veramente sotto il tappeto, nessuno guarda più gli utili, nessuno guarda più, non si parla sui mercati di come si muovono le revisioni degli utili delle aziende. Ma probabilmente questo è un tema che verrà affrontato mano a mano che ci avviciniamo alla fine dell'anno per vedere le proiezioni sul 2020. Quindi secondo me è interessante questo cambio di focus perché probabilmente aumenterà la volatilità dei mercati. Oggi sappiamo che tra l'altro è un giorno di scadenze tecniche, che quindi anche questo non va trascurato perché abbiamo visto più volte, come scrivevo nel commento di apertura questa mattina, che dopo le scadenze tecniche, soprattutto quelle di settembre, si assiste ad un movimento importante del mercato, perché molto spesso noi abbiamo degli aggiustamenti delle posizioni nell'ultima settimana che portano a dei movimenti particolari degli indici, soprattutto quelli più oggetto di posizioni di opzioni come l'Eurostoxx e il DAX. E poi magari questi movimenti vengono negati la settimana dopo. Quindi, secondo me, prima di prendere una view forte sul mercato, bisogna vedere come gira la palla oggi e soprattutto nella giornata di lunedì. Ok,
Va bene, come dicevi tu, oggi è la giornata delle quattro streghe, il quadruple witching, Yes. ecco, quindi sostanzialmente che cosa c'è da attendersi in questa giornata? Ma guarda, oggi secondo me bisogna guardare adesso dalle 11:50 a mezzogiorno la scadenza dell'Eurostoxx. Sappiamo che in quei minuti viene determinato il settlement price per le opzioni e per l'Eurostoxx future. Solitamente, ma tipicamente c'è sempre un movimento da una parte o dall'altra per aggiustamenti dell'ultimo minuto o manipolazioni dell'ultimo minuto. Quindi è interessante perché per chi fa day trading quel movimento tipicamente viene negato subito dopo la scadenza tecnica. E quindi se magari assistiamo ad uno spike che porta l'Eurostoxx sopra 3550, magari fino a 3565, probabile che poi ce lo ritroviamo 3550 solo pochi minuti dopo. E stessa cosa vale per i titoli che pesano molto sul paniere, perché vale la stessa cosa. Un esempio classico è quello di andare a vedere, per esempio, Eni. Eni potrebbe avere una variazione di prezzo importante in quei momenti per poi rinegarla subito dopo. Quindi guardare quelli che sono i titoli che hanno un'elevatissima capitalizzazione, che sono dentro l'Eurostoxx, perché potrebbero essere oggetto di alcune variazioni di prezzo interessanti che poi andranno ad essere negate. C'è una domanda di Federico che ci chiede, visto i prezzi dei BTP, conviene tenere un ETF short sui BTP, un parere poi su ERG? Ma allora, per quanto riguarda i BTP, io non andrei short perché comunque c'è sempre la BCE che compra e quindi è un trade controcorrente. Questo non vuol dire che bisogna tenere i BTP, ma sono due cose diverse. Io suggerisco di vendere i BTP a chi ce li ha in portafoglio perché in termini di rischio e rendimento non vale più la pena. E quindi ci sono magari altre asset class su cui è meglio parcheggiare la liquidità che esce dai BTP. Viceversa, su una posizione short è pericolosa perché è difficile da gestire la posizione. È una guerra contro un titano che non si sa come si muove e che poi alla fine può vincere lui. Quindi prendere una posizione short sul BTP è rischioso, non lo farei, farei qualcos'altro. Ok, l'altra richiesta era su ERG. Per quanto riguarda ERG, invece, è un po' toppica a questi livelli, quindi non andrei lungo come non andrei corto. Quindi io penso che il petrolio tenda a salire da questi livelli. Non penso che sia finita qua la volatilità sul petrolio e che sia stato un one-off. Quindi, nel momento in cui il petrolio sale, i titoli del settore petrolifero dovrebbero rafforzarsi. Quindi su ERG non andrei short perché andremmo controcorrente, piuttosto aspetterei che ritorni in area 18 per ricomprarlo. Ok. Allora, Paolo, se andiamo a vedere un po' a Piazza Affari che cosa sta succedendo per quanto riguarda i titoli migliori e peggiori della giornata. In cima al listino troviamo il titolo Mediobanca in guadagno dell'1,69% in questo momento, seguita da Nexi in progresso dell'1,06% e Prysmian più 1,05% e Enel più 1,03%. Anche il titolo Atlantia sta performando bene, più 0,93% e poi Eni più 0,67%. In fondo al listino troviamo invece STM che cede l'1,29%, meno 1,25%, Tenaris meno 1,15% e CNH Industrial cede oltre un punto percentuale. Che cosa ci dice il mercato questa mattina? Ma stanno vendendo, se ci fai caso, tutti i titoli esposti al dollaro, STM, Tenaris, CNH, quindi c'è probabilmente un fondo macro che sta vendendo questi titoli, non c'è alcun collegamento dal punto di vista fondamentale o di settore su questi titoli, l'unica cosa che li accomuna è l'esposizione al dollaro. E dall'altra parte noi abbiamo invece una continuazione degli acquisti in Italia su tutto ciò che è rischio Italia. Se guardi le big cap, come appunto abbiamo visto, come hai evidenziato tu, sono big cap principalmente esposte al rischio Italia, quindi Mediobanca, Enel, Eni, se vogliamo la stessa Prysmian. E poi se andiamo più tra le mid cap, stanno riscommettendo su titoli come STM e SIAS che sono scesi sul sell-off di Atlantia, che secondo me, tra l'altro, SIAS a questi livelli comincia a essere veramente interessante.
E poi su di nuovo sul settore bancario un po', quindi ieri lo compravano in modo abbastanza forte, oggi stanno comprando Mediobanca perché ieri era rimasta un pochino indietro. Quindi il tema in Italia è comprare Risk Italia. Va bene, allora ci sono un po' di richieste, però prima con te volevo andare a fare il punto anche sul report di Zegos, quali sono i titoli, se ci sono dei cambiamenti nella classifica di Zegos in questa settimana, chi è entrato e chi è uscito, Paolo? Guarda, un sacco, tra i primi 20 ci sono un sacco di new entries. Abbiamo innanzitutto Cementir, che è da guardare a questi livelli. Entrata Exor, Tinexta si conferma e devo dire che ha ben ragione, nel senso che negli ultimi giorni Tinexta ha fatto veramente un rally importante e è tra i primi 20 da diversi giorni, da diverse settimane. E poi ci sono Unipol che è entrata da poco, Banca Pharma Factoring, DoBank, che lo stesso sono entrate questa settimana, prima non c'erano, sono da guardare queste due banche, mentre rimane comunque sia Banca Ifis che continua a fare molto bene. Garofalo Health entra e esce da questi primi 20 e devo dire che guardando il grafico è interessante questo pattern grafico che sta facendo, è una small cap, ma da come si muove sembra che ci sia qualche fondo che sta accumulando veramente gradatamente, però sono quegli accumuli che vengono fatti nel tempo e che poi sostengono il titolo e possono portarlo a rialzi importanti nel tempo con molta pazienza. È entrato Eurotech, che non c'era, e devo dire che c'è anche Moncler, però secondo me settimana prossima Moncler verrà fuori da questi primi 20 perché ci sono state un po' di dichiarazioni negative negli ultimi giorni da parte del CEO sull'andamento del mercato in Asia, quindi probabilmente gli analisti andranno a rivedere un po' al ribasso le stime. E quindi niente, rimane anche Unieuro e Atlantia probabilmente qua incomincia ad essere interessante. Se ti ricordi la settimana scorsa quando sì, sono stato intervistato, il titolo veniva giù per il primo giorno di sell-off e poi è continuato a scendere. È un titolo che è buono dai fondamentali, ma c'è questo aspetto politico che comunque continua un po' a pesare. Va bene, ci sono un po' di richieste su Pirelli, abbiamo circa 2 minuti al massimo, Paolo. Pirelli e poi Buzzi. Ma allora, Pirelli, dopo questo rally che l'ha portata da 4,5 a 5,68 di oggi, io attorno a questi livelli non andrei a comprarlo ulteriormente. Fa parte di quegli acquisti da risk on sull'Italia di cui ha beneficiato anche Pirelli, però non andrei a comprarla qua. E qual era l'altro titolo, scusami? Buzzi. Ah, Buzzi. E sul discorso Buzzi il titolo è ben impostato, è un altro titolo esposto al mercato americano e quindi al dollaro, quindi sicuramente è da seguire. Non mi farei spaventare da questo rialzo, nel senso che non è detto che qua il titolo non sia da comprare, quindi sta dimostrando una forte forza, un buon trend, e quindi se dovesse anche ritornare un pochino indietro è da comprare. Va bene, grazie Paolo per essere stato con noi, ti auguro un buon fine settimana. Salutiamo Altrettanto, ciao a tutti.